Cariati al voto, nuova trasmissione. Oggi ospiti in studio per rappresentare la lista Lampare, Concetta Cuparo e Francesco Rispoli. Una breve presentazione dei miei ospiti. Parto da Concetta, 47 anni, nata a Crotone, vive dal 2009 con suo marito e i suoi figli a Cariati. Laureata in scienze politiche a Firenze, ha lavorato a Milano per tanti anni, ma poi con il marito hanno deciso di tornare nella nostra città. Il suo principio ispiratore, che poi è diventato anche il suo stile di vita, è il bene comune di Cariati e della sua comunità, che meritano rispetto, conquiste e speranze, senza prevaricazione individuale. Pronta, con molta umiltà, a mettersi al servizio di Cariati e dei cittadini tutti. Francesco Rispoli, 38 anni, nato a Cariati, dove vive ormai da anni, dopo diverse esperienze lavorative avute sia all'estero che in giro per tutta Italia nell'ambito della ristorazione come pizzaiolo. Da ormai 15 anni, oltre al lavoro, si è sempre dedicato alla lotta per i diritti di tutti, insieme alle Lampare. Il principio ispiratore che guida le sue azioni nasce proprio dalla sua voglia di vivere a Cariati. L'obiettivo è ed è sempre stato il bene comune per tutti senza alcuna distinzione. Pronto a mettere in gioco la sua passione ed esperienza per far tornare Cariati ad essere un paese in cui ognuno avrà voglia di tornare e rimanere. Bene, allora, oltre che salutare ancora voi che state seguendo questa diretta, saluto e ringrazio gli ospiti. Grazie Concetta di essere qui. Grazie a te Cataldo per avermi invitato, averci invitato, ma soprattutto grazie per l'impegno che dai a questa comunità per quanto riguarda la comunicazione. Grazie di aver accettato l'invito, Francesco Rispoli. Grazie a te Cataldo, come ha detto Concetta, e un saluto a tutti i cariatesi. Ecco, allora continuiamo a riproporre le domande, così per fare valutare chi ci segue e i vari candidati, proprio appunto, ripeto, sulle stesse domande, in modo che poi ognuno si può determinare a modo suo. Concetta, cosa ti ha spinto a candidarti? Allora, quello che mi ha spinto a candidarmi è sicuramente frutto di un impegno di anni, insomma, su questo territorio, sia come cittadina ma anche come attivista del Movimento 5 Stelle, unitamente al gruppo delle Lampare che ci ha visto uniti da sempre, insomma, in diverse battaglie del territorio. Quindi era imperativo in questa fase la presenza, insomma, di questa compagine. Francesco, perché hai scelto di stare con le Lampare? Perché Cataldo, come ho detto anche al comizio, sono tra i fondatori insieme ai miei amici delle Lampare, quindi è da 20 anni che lottiamo per i diritti di tutti e quindi era d'obbligo mettersi in gioco, perché ce lo chiede il paese, che è veramente alla frutta. Cosa manca a Cariati che sarebbe necessario realizzarlo come progetto? Allora, nell'immediatezza sicuramente bisogna mettere mano subito per quanto riguarda l'area urbana, i servizi, insomma, non c'è una priorità. Sicuramente è la parte che riguarda l'acqua, la fognatura e tutto ciò che riguarda anche la pulizia sul territorio urbano. Il ripristino del lungomare e anche il problema porto sono quei problemi, insomma, che in questi anni i cittadini cariatesi hanno sentito maggiormente. Ci sarà da mettere tanta carne al fuoco. Tantissima, ci vuole tanto impegno, sicuramente non sarà semplice, però da qualche parte bisogna
pur iniziare, anche se sono problemi che appunto si ripercuotono su tutto il territorio, sugli operatori turistici, ma soprattutto sui cittadini cariatesi che non chiedono altro che appunto un minimo di servizi garantiti. Normalità, quindi. Francesco, cosa apprezzi in termini di qualità e capacità del tuo candidato a sindaco Mimmo Formaro? Allora, Cataldo, per rispondere a questa domanda vorrei raccontare un aneddoto. Mimmo, come ben sai, per 3 anni ha lavorato a Bologna per un centro per persone senza fissa dimora. E facendo la notte per avere uno stipendio un po' più cospicuo, si è trovato tante volte, magari anche per un posto letto, dei problemi, delle baruffe, delle situazioni. E ogni volta che mi sentivo con lui gli dicevo: ma che te lo fa fare? Si è laureato, torna qui, viene a Cariati. La sua risposta è sempre stata la stessa. A me, che già che gli salvo la vita una notte, non li faccio dormire a meno 5, meno 10 gradi nel freddo di Bologna rischiando la vita, già per me questa è una vittoria, già per me questo mi riempie la giornata successiva. Questo è Mimmo Formaro. Io credo che Cariati ha bisogno di una persona buona che abbia un amore viscerale verso la propria comunità. Concetta, laddove fossi eletta, cosa intendi realizzare? Allora, nel programma che abbiamo insomma presentato come lista delle lampare c'è proprio un'area dedicata per quanto riguarda la rivalutazione dell'area verde e con la realizzazione di un parco giochi inclusivo sul modello su tante città, ma ne abbiamo uno vicino a Cosenza, e creare un parco giochi per disabili e anche per bambini insomma normodotati, dove appunto è consentito un servizio che alza la qualità della vita. Questo è importante perché tutti i servizi, più abbiamo servizi, più si alza la qualità della vita, che è quello che noi ovviamente patiamo in questo territorio, non solo qui, diciamo in tutto il sud. E questo fa sì anche, scaturisce anche un tipo di turismo anche diverso, anche qualitativamente. Più servizi abbiamo, più possiamo recepire un tipo di turismo alto e fa sì che il paese cresce. Come intendi mantenere un legame con i cariatesi nel corso dei prossimi 5 anni? Beh, Cataldo, come abbiamo fatto negli scorsi 20, perché noi siamo da 20 anni che siamo a fianco dei cariatesi e dei calabresi, e nei prossimi 5 continueremo a stare al fianco qualsiasi cosa succeda, se vinciamo o se perdiamo, assolutamente, se lottiamo da istituzione ha un valore diverso rispetto da cittadino singolo. Quindi noi dobbiamo far riaprire l'ospedale definitivamente e dobbiamo essere garanti di questo, che quell'insegna pronto soccorso venga riattaccata dove è il suo posto. Concetta, il popolo cariatese, come dire, nutre negli ultimi tempi una certa sfiducia verso la politica, questo è un fatto conclamato, non lo dico io. Come pensi di conquistare, ecco, sotto l'aspetto più politico e non personale, diciamo, di recuperare la fiducia dei cariatesi? Allora, recuperare la fiducia dei cariatesi forse non sarà semplice, ma sicuramente è un lavoro di costanza e di impegno sempre, non solo in questa fase finale della tornata elettorale. Non si può pretendere che una persona abbia fiducia solo in un breve tempo, no? Circoscritto. La fiducia si acquista nel tempo e insomma ed è sotto gli occhi di tutti l'impegno che abbiamo dimostrato noi in tutti questi anni. Rimango con te. Quanto è importante e quanto sarà determinante, ecco, la ricca partecipazione femminile in questa competizione elettorale? Allora, le donne ovviamente hanno un ruolo fondamentale nella società da sempre. Sono madri, sono lavoratrici, sono donne impegnate,
l'inclusione politica non significa sempre, non corrisponde sempre poi a quello che è l'impegno poi reale, anche alla realizzazione reale di questo impegno. Ovviamente bisogna dare anche un valore giusto all'impegno che la donna mette in questo campo. E spesso questo non corrisponde sia perché siamo a latitudini diverse, non paritarie rispetto a tutto il resto della penisola, e spesso non accade a volte anche per una forma di pregiudizio. Francesco, chiedo invece quanto è importante e quanto sarà determinante la partecipazione giovanile in questa competizione elettorale. Io vorrei fare un appello ai giovani di Cariati, alla fascia d'età tra i 18 e i 40-45 anni. Io chiedo a loro di essere liberi, di votare liberamente per il bene di Cariati, per i ragazzi di 20 anni, per il loro futuro a Cariati e per i meno giovani come me che hanno famiglie e hanno figli. Credo che sia importante, Cataldo, credo che sia importante perché il futuro di Cariati viene prima delle dinamiche di parenti che ti chiedono i voti e di amici che ti dicono dove votare. 2 giorni fa c'è stata la festa della liberazione e migliaia di persone sono morte per darci questo diritto, questa possibilità. Non sprechiamola per l'ennesima volta, questo chiedo a tutti i ragazzi giovani e meno giovani di Cariati. Concetta? Per il lavoro che svolge sei a continuo contatto con il pubblico dalla mattina alla sera. Quali sono le lamentele più frequenti dei cariatesi che raccogli? Tante, tantissime. Diciamo che abbiamo un'utenza, poi avendo appunto un'attività pubblica frequentata, quindi l'utenza è anche abbastanza considerevole, che va dal giovane al meno giovane, dalla madre, tutte le categorie. Sicuramente io penso di dire che la fascia più, diciamo, più fragile è quella, appunto, quella più con l'età, dove vede i propri figli fuori, no? Costrette a emigrare, appunto, e quindi a volte sono anche persone da sole che devono affrontare, comunque devono far fronte anche a delle problematiche territoriali, quale appunto la mancanza di acqua, no? E anche tanti disservizi. E poi c'è anche quella categoria insomma, di persone che hanno la seconda casa, che comunque sono dei residenti a tutti gli effetti. Di cui dobbiamo tenere conto. Tantissimo, è una fetta importante ed è quella che anche mette in moto anche, no, la macchina turistica, l'economia. Soprattutto. Soprattutto d'estate la lamentela si fa più forte e questo si ripercuote molto anche sull'operatore turistico che investe, no? O comunque fa sì che il paese riesca a recepire più turismo possibile, però purtroppo a volte insomma, lo scontento non crea quella ricezione che uno spera, o comunque poi, anche la qualità, come ne parlavo prima, che è importante quello. Confermi che quando ci sono problemi o disagi, diciamo che poi queste si ripercuotono sulle casse delle vostre attività? Certo, perché comunque far fronte a... se viene meno gente, le attività commerciali, come dire, hanno un guadagno minore. Cioè, già in un periodo come questo, già avremmo dovuto avere la stagione già programmata, aperta, e già guardare oltre anche la stagione estiva, e invece non abbiamo nulla, si arriverà all'estate con le stesse problematiche sicuramente e noi siamo qua. Francesco lavora invece nel campo della ristorazione. Pensi che la ricca tradizione culinaria locale potrebbe essere un fattore caratterizzante nell'offerta turistica cariatese, il tuo pensiero? Certo, deve esserlo. E per fare questo io credo che non basti una sagra ogni tanto, io credo che bisogna aiutare le attività commerciali in generale, specialmente nel campo della ristorazione, dargli una mano concreta. Un esempio di mano concreta, stiamo parlando della ristorazione,
è una raccolta dei rifiuti specifica per loro. Cioè non è possibile che ad agosto e in estate si raccoglie l'umido 3 volte, 4 volte alla settimana. Bisogna dare la possibilità alle attività commerciali, che parlo della ristorazione per quanto riguarda l'umido, o al, non so, i bar, il vetro, dare la possibilità di conferire i rifiuti da qualche parte tutti i giorni. Un esempio è questo, un esempio possono essere i parcheggi, dare una mano a dare più parcheggi a queste attività, perché attività che sono aperte tutto l'anno e che fanno ristorazione con prodotti tipici e piatti tipici cariatesi e calabresi, ce n'è a Cariati, ce ne sono tanti. Tu sei di Cariati, lo sai anche tu, quindi bisogna solo dargli una mano, bisogna solo dirgli che il comune è con loro e che gli dà una mano in qualsiasi problematica che hanno, e non trovare le porte del comune chiuso e ognuno si deve risolvere i problemi da solo e di tasca loro. Io credo che sia il modo più giusto per dare una mano ai prodotti tipici e alle tradizioni culinarie di Cariati. Bene, allora... Amici, queste erano le loro idee, le loro motivazioni per raccogliere il vostro voto. Concetta Cuparo, che ringrazio. Grazie a te, Catano. Per la sua presenza. Francesco Rispoli. Grazie, grazie Catano. Per la lista Lampare. Termina qui questa trasmissione di Cariati al Voto. Come al solito abbiamo iniziato questo secondo giro di consultazione con i candidati a consigliere comunale. Naturalmente noi abbiamo invitato tutti a questo giro, mancherà ancora una volta, l'alternativa c'è, per cui faremo un giro a due. Grazie a tutti per l'attenzione.